Il Niger è uno dei paesi più poveri dell'Africa e i cambiamenti climatici stanno sconvolgendo la vita secolare dei villaggi rurali. Il clima malato sta incentivando la migrazione di chi non riesce più a coltivare e contribuisce ad alimentare il terrorismo jihadista. In questo contesto drammatico, però, ci sono dei semi di speranza e dei progetti che utilizzano la tecnologia per invertire la rotta. Il progetto Smart Village ha l'obiettivo di migliorare le condizioni delle zone rurali del nostro paese attraverso la digitalizzazione, promuovendo l'inclusione e lo sviluppo attraverso servizi finanziari digitali, ma anche app che forniscono un supporto per risolvere alcuni problemi di salute, come in caso di gravidanza. La realizzazione e la formazione per servizi come il Mobile Money sono stati finanziati dalla Banca Mondiale. Nelle zone rurali, che costituiscono l'80% del nostro paese, molte persone non sono in possesso di documenti d'identità, ad esempio a causa della distanza dai servizi pubblici. E se la nascita non viene dichiarata, non c'è il certificato di nascita, non c'è il documento d'identità e quindi non puoi accedere a molti servizi. Nei centri che abbiamo attivato con questo progetto abbiamo formato oltre 150.000 persone. L'80% sono donne. Più di 50.000 persone hanno effettuato per la prima volta delle transazioni finanziarie digitali, un percorso completamente nuovo. Per chi vive nei villaggi, le connessioni digitali rappresentano un vero salto quantico che permette di superare il gap amministrativo e di diventare protagonisti di uno sviluppo condiviso che si rivela sorprendente. L'obiettivo è connettere questi villaggi remoti al resto del mondo. Lo possono fare con il telefonino, con internet. Formiamo le persone perché possano ottenere il meglio da queste applicazioni, perché possano utilizzare dei servizi che altrimenti gli sarebbero preclusi, solo perché vivono in zone remote. Nonostante le tante piaghe che l'affliggono, l'Africa è un continente giovane e ricco di energie. La sua forza sta nelle persone. Se messe in condizioni di accedere a reti di comunicazioni e servizi, diventano il motore di una crescita potenzialmente illimitata, che si rivela un vantaggio per l'intera umanità.